amici vicini e lontani, come dice sempre l'amico Bigue, questa sera ho il privilegio di presentarvi gente che della musica ne ha fatto un tratto importante di vita. P Quadro, ragazzi, come va? Bene, 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 grazie per la presentazione, sei molto gentile. Tutto bene? Alla grande, alla grande. Allora, diciamo subito una cosa che ce l'hanno chiesto i fan: come vi chiamate, ragazzi? Ancora non hanno imparato. Piero, e c'è una T in più. Pietro. Ah, ecco, Piero Pietro. Allora, ragazzi, prima di tutto, intanto complimenti per quello che state facendo. Insomma, un percorso importante, cominciato già da un po'. Perché normalmente si pensa che voi uscite fuori un po' dall'uovo di Pasqua, ma non è così. Voi siete musicisti e siete cantanti, siete artisti da un bel po' di tempo. Grazie, grazie ancora per i complimenti. E io, sì, questo è un percorso nato nel 2006 e stiamo cercando di fare la gavetta come tutti, come in tutti i lavori. Anche nel canto si fa la gavetta, noi ce la stiamo mettendo tutta, anche se da 2 anni a questa parte sono cambiate un po' di cose, perché ci stiamo autoproducendo e non abbiamo più un'etichetta che ci supporta, soprattutto economicamente, quindi stiamo facendo un po' tutti da soli e anche stiamo iniziando a scrivere brani nostri. Infatti stasera presentiamo anche il nuovo singolo che da 2 mesi a questa parte sta già in radio e ci stiamo levando piccole soddisfazioni, ma con molti sacrifici, ed è giusto che sia così, cioè ne dobbiamo fare ancora tanti sacrifici. Ottimo, quindi parliamo di autoproduzione, vi voglio ancora più bene, perché l'autoproduzione fa capire che ci mettete il vostro, questa è una cosa importante. Poi il fatto di scrivere è molto importante per un artista, per essere preso. Ma scrivere secondo me è fondamentale, perché ci sono parecchi interpreti sia in Italia che nel mondo, però io penso che il cantautore, cioè, è il top, perché non canta le emozioni altrui ma le proprie, cioè, quindi le mette da pensiero, le fa diventare canzone. È veramente bello risentirla poi la canzone e sentirla cantata dalla gente, è l'emozione più grande che c'è. Cosa che non riuscirò mai io, perché non canto manco nella doccia, sono stonato come una zampogna a Ferragosto. Una domanda che vi devo fare, ragazzi: mi hanno detto le vostre fan, ne avete tante, sono geloso come un canguro per questo, ma vedo, perché siete bei ragazzi. Non l'ho mai sentito, bella questa. Devo dire la verità. Mi hanno detto una cosa, che fondamentalmente voi siete diversi anche per gusti musicali, ma è vera sta cosa? No, sì, infatti i nostri lavori sono una fusion dei nostri stili, cioè io personalmente sono un po' più orientato sulla musica british, rock, Caperini. E invece lui è un po' più sul cantautorale italiano. Sei un po' più, esatto, un po' più italiano, un po' più cantautorato italiano, sì. Un'altra domanda che vi devo fare: chi è il vostro artista preferito? Guarda, io uno di preferito sinceramente non ne ho, veramente uno c'è, dai. Uno in particolare, sì, è Lorenzo, il mitico Jovanotti, perché è per me è un grande comunicatore. La prima cosa, un cantante deve essere un comunicatore, poi magari viene la voce, il vocione, eccetera eccetera. Ottimo, mentre per te? Ma io, uno della mia epoca, del mio periodo, che mi ha cresciuto, Robbie Williams. Beh, ragazzi, vedete, come vedete, così siamo, come dice sempre Bigue, siamo piuttosto pregni. E sono contento di avervi conosciuto, perché ho letto qualcosa di voi, ma su internet si leggono anche un sacco di cazzate. Poi lui me la cancellerà sta cosa, me la cancellerà, Comunque stasera cosa offri? Intanto in questa zona ci siete mai stati, ad Ariano Irpino, a zona limitrofe? No, la prima volta forse che veniamo in questa zona, in questa zona dell'Avellino. Che ne pensate? Dite pure una bugia. No, si mangia bene. Guarda, siamo stati fino ora a tavola, ci siamo veramente sfondati, quindi si mangia bene, e per quel poco che ci siamo stati, perché poi siamo arrivati alle 8, quindi per adesso è andato tutto bene. Poi non so se a fine serata ci sarà qualche sorpresa, non lo so. No, vi presenteranno il conto che non avete pagato poc'anzi. È girata sta voce. Va bene, ragazzi, allora stasera cosa offrirete agli amici di Ariano e zone limitrofe? Un secondo. Allora, la proposta è intanto il nuovo singolo che sta andando a mille. Il titolo del singolo è? Il titolo del singolo è Anime di Vetro. Su YouTube c'è anche il video, potete vederlo. E poi offriamo, Malinconiche Serie, il pezzo nostro di Sanremo, e altri 3 o 4 successi che ci hanno accompagnato in questi anni, in questi piccoli, in questa breve carriera che ci ritroviamo. Io non ho sfiorato il discorso amici. Lo dobbiamo sfiorare, lo vogliamo sfiorare. Per noi non è un problema. No, ma sapete perché? Perché quando si sfiora si parla sempre di fenomeni, perché voi siete dei fenomeni, ragazzi, dobbiamo dirlo.
No, speriamo di no. No, si parla di fenomenologie legati a qualcosa. Ma io dico la verità, io ho sentito, sono uno speaker radiofonico, ascolto la vostra musica e devo dire con piacere, lo dico davanti alle telecamere, voi fate del gran sound, siete bravi, quindi amici di lui, sorella di qualcuno, non ce ne frega niente, lo possiamo dire. Intanto è stato un evento, è stato un passaggio importante anche quello, diciamolo, perché sennò... Cioè, più che altro ci siamo anche conosciuti lì, cioè, quindi non possiamo... Che una tappa fondamentale per noi. Però diciamo che poi la farina del sacco vostro, ragazzi. Sì, anche perché cioè, a differenza degli altri ragazzi che ora stanno uscendo da questi talent, comunque noi eravamo in un anno dove non c'erano i discografici già col disco pronto. Cioè noi siamo usciti da Piero e Pietro, un anno dopo siamo diventati P4 grazie a noi e al nostro ex produttore che ci ha incontrato in una serata e ci ha unito artisticamente. Cioè il progetto è partito dopo il progetto P4, quindi possiamo dire che sì, comunque la visibilità che abbiamo acquisito lì nel programma ci ha aiutato, però comunque è stato, c'è stata anche della fine del nostro sacco. Cioè, non è che senza talento si va avanti solo perché si va in TV, questo rivediamolo ragazzi, perché molte volte la gente crede che va in TV e diventa God in the Heart, Dio in terra. Non è proprio vero, non è proprio vero, bisogna avere le palle, si può dire in TV. Sì, sì. No, purtroppo oggi non è facile fare, cioè io apprezzo il tuo discorso ma non è facile perché... Io no, non è fatto all'antica, cioè tu parli di televisione che oggi è praticamente la vita, cioè tutti stanno davanti alla TV. No, stiamo in TV, lo so che stiamo in TV, però cioè, bisogna anche fare una certa cernita di programmi e dedicare anche magari un'ora alla TV e vedere poi altre 23, ci sono tante altre cose da fare. Viva Dio ragazzi, ma che bello, restate qui ad Ariano Irpino, ragazzi. Va bene, detto questo vi lascio tranquilli, però una cosa la dovete fare, io dicevo poc'anzi sono uno speaker radiofonico, allora in 10 secondi promuovete la vostra musica, perché devono ascoltare P4? Cominciamo da te. Ah, mi metti in difficoltà questa domanda. Mi sento Giorgio Mastroda che vende la batteria delle pendole. Mi raccomando, scaricate la buona musica legalmente su iTunes. Perché? Perché abbiamo sudato parecchio per farla. Quindi. Era pregna anche questa, a parte il sudore, va bene, dilla tua, adesso è vantaggiata. A parte il sudore, io voglio solo dirvi di ascoltarci perché la nostra è una musica sincera e esce da dentro, quindi senza giudizi, senza pregiudizi, talent show, non talent show, è una musica sincera, è quello che pensiamo, quindi speriamo che apprezziate. Ragazzi, adesso non so più che cazzo dire. Vabbè, intanto diciamo una cosa, questa sera Big Wave, grazie a voi, ha avuto il privilegio di conoscere due giovani artisti, belle persone, ma che la sanno lunga. Grazie ancora ragazzi. Grazie a te e grazie a voi. Ciao, un saluto a tutti, grazie per l'intervista. Ciao. Qualche amico mi racconta, accordi te delle tue stupide mani. Senza me, ma io sto male, 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 malinconiche. Hai scritto t'amo e t'odio sul mio petto e m'hai lasciato solo per dispetto, lasciandomi in un sogno maledetto.
grazie.